Buonasera a tutti quanti. Buonasera. Durante, abbiamo detto nella prima parte che abbiamo avuto tutti quanti più o meno le ferie. Ferie. Un periodo che non siamo stati qua. Noi abbiamo fatto una piccola puntata in Francia, grazie a una nostra vecchia amica, un'amica di famiglia che conosciamo, che Janet conosce da quando aveva 16 anni, io da un pochino dopo, e che ci ha offerto una meravigliosa settimana, anche di più, in Francia. E siamo stati ospiti di questa signora si chiama Regine, è francese, ma i suoi genitori entrambi sono italiani e si erano trasferiti in Francia all'epoca della Seconda Guerra Mondiale perché erano perseguitati dal regime. Regina abita in Bretagna e ha una bellissima casa, ma ha anche un piccolo appartamento a Parigi. Lei dice che questo appartamento gli serve per continuare il suo lavoro. Lei è in pensione, ma è anche presidente dell'associazione nonni francesi, per cui ha una posizione anche abbastanza importante. Lei dice che gli serve per quello, ma io e mia moglie siamo abbastanza convinti che il vero motivo è un altro di avere questo appartamento a Parigi. Secondo noi è sì anche dovuto al suo lavoro a Parigi, ma soprattutto perché è una maniera con cui poter visitare la propria sorella che vive a Parigi. Sua sorella è ricoverata da moltissimi anni, da tanti anni, in una casa di cura, nel reparto speciale. Che cos'è il reparto speciale? Il reparto dove le persone non escono, non usciranno mai più. Da lì non si esce, si esce soltanto una volta che si è morti. E non escono più perché il motivo è la sua, è una forma di Alzheimer molto, molto severa, devastante. Regine mi raccontava che quando sua sorella ha cominciato a capire che stava perdendo la memoria, ha cominciato a scrivere sulle pareti di casa, a caratteri cubitali, su ogni stanza, le cose che erano importanti per lei. Il suo nome, la sua data di nascita, il nome delle sue figlie, il nome della sua amatissima sorella. Ma alla fine tutto se n'è andato. A questo punto della malattia la sorella non conosce più nessuno in pratica, non parla più, sorride però quando vede la propria figlia. Ma purtroppo della sorella amata, di Regine, non c'è rimasto più niente, non c'è più memoria. Ma Regine, nonostante questo, nonostante sua sorella non la riconosca più, va tutte le settimane a trovarla per qualche ora, sta lì con lei, la accompagna nei giardini senza ricevere nessun cenno di gratitudine o di affetto in cambio, anzi qualche volta la sorella cerca pure di picchiarla. Com'è possibile amare chi non ti riconosce più? Chi ti tratta male? Chi rifiuta di parlarti, anzi chi non può più parlarti? Com'è possibile un amore che ami nonostante tutto? Semplicemente lo si fa, perché ci si ricorda di com'era la persona amata, delle potenzialità che aveva la persona amata, di quanto è stata importante per noi, di quanto è importante per noi anche in quello stato, nonostante la malattia. Ora, Regina è credente e di sicuro sa che nella nostra situazione di umani è esattamente quella che lei sta vivendo, dove noi siamo la sorella amata smemorata e che continua ad amare senza un se e senza ma, che si continua ad amare senza un se e senza un ma, perché si ricorda come eravamo. E chi è la persona che interpreta Regina? Dio. Dio è quello che ci ama senza se e senza ma, perché si ricorda delle nostre potenzialità e si ricorda di come eravamo all'inizio, quando tutto è cominciato. Si ricorda ancora di com'era in Eden.
Per quanto noi possiamo fuggire lontano, per quanto noi possiamo fuggire distanti, per quanto noi possiamo smettere di parlare a Lui, per quanto possiamo cercare di picchiarlo in qualche maniera, di rifiutarlo, di dirgli non ti voglio più, Lui è pronto a nutrirci e al nostro fianco. Abbiamo cominciato 3 settimane fa una serie sui salmi e con quella continuiamo. Questa settimana vogliamo vedere il Salmo 121. Il Salmo 121 descrive in una maniera sublime la presenza di questo Dio al nostro fianco, anche quando noi siamo distanti. Dice così: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Il Signore è colui che ti protegge, il Signore è la tua ombra, Egli sta alla tua destra, di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte, il Signore ti preserverà da ogni male, Egli proteggerà l'anima tua, il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. E alla prossima. Da dove mi verrà l'aiuto? Ti sei mai trovato lì? Ti sei mai trovata lì a girare gli occhi intorno a te? E vedi che le situazioni che ti sono intorno sono come alte montagne che ti sovrastano, da cui i nemici possono attaccarti e possono farti del male. E tu sei al centro, lì, sei solo, sei sola, apparentemente. La parola che in ebraico è tradotta qui in italiano con aiuto è azier, che proviene dal verbo azar. Azar significa semplicemente circondare, cingere. Aiuto è il Signore che ti cinge. Quando sono circondato da qualcosa di più alto e di più forte di me, quello che mi occorre è di qualcosa che sia ancora più forte, ancora più alto, che cinga me e mi protegga, che mi circondi, mi avvolga come... Chi ai figli sa quello che succedeva quando i nostri figli da piccoli avevano un incubo. Cosa facevamo? Entravamo nella loro stanza mentre loro piangevano, erano disperati. Cosa facevamo? Li cingevamo, li abbracciavamo. Facevamo in maniera di prenderli quasi completamente dentro di noi perché potessero sentire che erano cinti, che erano protetti, al sicuro, per dirgli non temere, io sono qua. Ed è la prossima. Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Talvolta ci vuole di essere circondati e indifesi per scoprire che Dio è onnipotente, perché spesso soltanto in quella condizione dove noi non possiamo più fare nulla e ci troviamo là dicendo e adesso chi mi aiuta? Ci vuole di essere circondati e indifesi per scoprire che Dio è onnipotente e che può fare qualsiasi cosa. Quasi, quasi qualsiasi cosa. La prossima. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Perché, vedete, anche se Dio è onnipotente, ci sono alcune cose che non può fare. Dio non può mentire. Dio non può smettere di amarti. Dio non può smettere di cercarti. E il Salmo aggiunge altre cose che Dio non può fare o che non permetterà di fare. Il Salmo aggiunge che Dio non permetterà che tu vacilli, è lì a fianco tuo e non permetterà che vacilli. Il verbo in originale significa proprio una torre che crolla. Lui starà lì e raddrizzerà, come la torre di Pisa, ti metterà diritto. Egli non si riposa mai, nemmeno per una pennichella al pomeriggio. E alla prossima. Il Signore è colui che ti protegge, dice il salmista. Il Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra. Sapete, un tempo non si viaggiava in macchina. Adesso noi viaggiamo in macchina. Si viaggiava normalmente a piedi, perché chi era molto ricco viaggiava a dorso di asino. Asino. Chi era ricchissimo, in pratica pochissime persone, i re, viaggiavano a dorso di cavallo o di cammello nel Medio Oriente.
E le strade non erano dei posti molto sicuri, non erano delle strade come le conosciamo ai nostri giorni, erano il posto dove i predoni attaccavano normalmente i viandanti per spogliarli di tutto quanto, batterli, qualche volta uccidergli, levargli tutto quello che avevano. Per cui qualsiasi persona che andava per strada aveva comunque alla sua destra un'arma, qualche cosa che potendo prendere, potesse prendere e avere subito a disposizione. Allora, immaginati di essere in mezzo a una strada, da solo o da sola. Chi ti protegge in questo caso? Il salmista dice che se guardi in terra, quella che vedi non è la tua ombra. Il Signore è colui che ti protegge e il Signore è la tua ombra. Dice che quella che tu vedi non è l'ombra tua, è la sua. Per cui lui è dentro di te. Quella che vedi proiettata a terra è la tua ombra. È quella che è un Dio che viaggia insieme a te. E sta alla tua destra. È lui la tua arma. È lui che controlla e guida il tuo cammino. Ovviamente questo è un linguaggio simbolico, ma altamente simbolico. Non sarà Dio a uscire fuori dall'ombra fisicamente, mani e piedi, anche perché già l'ho fatto fisicamente, di venire mani e piedi su questa terra, attraverso un uomo che si chiama Gesù. Ed è tramite Gesù, è tramite lo Spirito Santo che Gesù ha mandato quando lui è asceso al cielo. Vi ricordate che ha detto: io non vi lascerò orfani, tornerò da voi. E lui è tornato. Eccolo il viandante che sta insieme a te, si chiama Spirito Santo, quello che tu chiami e lui viene, quello che tu chiami e lui aiuta, quello che tu puoi avere dentro di te se segui le vie del Signore. Egli ha mandato, dopo essere asceso al cielo, una presenza che non sarà per un solo viaggio, ma che sarà per tutti i viaggi della tua vita. Infatti il salmista aggiunge questo: di giorno il sole non ti colpirà né la luna di notte. Che sia giorno, che sia notte, dice il salmista, tu sarai protetto, tu sarai protetta, perché lo Spirito Santo che Dio ha mandato attraverso la venuta di Gesù e la sua ascesa e il ritorno come Spirito Santo è presente 24 ore su 24. Ma qual è la parte nobile, quella più importante di tutte che proteggerà il Signore? Cosa proteggerà? La tua testa? Il cuore è una cosa importante. La pancia, ti possono ferire. La parola tradotta, mi dà la prossima? Il Signore ti preserverà da ogni male ed Egli ti proteggerà. La parola preserverà in ebraico è samar, che fisicamente, etimologicamente significa mettere un recinto di spine. È quello che facevano i pastori per proteggere le greggi. All'epoca non c'avevano il filo spinato. C'erano le spine, il filo spinato è un'imitazione di quello che il Signore ha provveduto con le spine. Mettevano questi recinti di spine, perché? Perché le belve non potessero arrivare alle greggi e potessero sbranarle. Questo significa, ovvero questo significa che noi non ci ammaleremo mai, che tutti i nostri affari prospereranno, che non avremo mai problemi in famiglia, eccetera, eccetera. Vero? È così? Certamente no. Sì, ci potranno essere liberazioni miracolose, ci sono, le abbiamo viste, ne siamo stati testimoni anche noi. Ci saranno guarigioni miracolose, ne abbiamo sentito parlare, le abbiamo viste, certo. Ma non sempre accade questo. Perché a Dio non interessa tanto l'involucro, ma il contenuto. Ma il contenuto. Qual è il contenuto del corpo? È l'anima. È quello che lui vuole cingere con le spine perché nessuna belva possa attaccarlo. Anche i credenti si ammalano. Anche i credenti, e soprattutto i credenti a questo mondo, vengono perseguitati. Basta che aprite qualsiasi pagina delle varie denominazioni che stanno aiutando i profughi in
Corea, Pakistan, India, Cina. I credenti vengono perseguitati. Mai come in questo momento ci sono state persecuzioni verso i cristiani in tutto il mondo. Noi dobbiamo essere particolarmente grati, perché per quanto possiamo credere di essere perseguitati in questa nazione, perché in fondo ci stanno soltanto quelle altre chiese più importanti di noi, noi siamo benedetti perché qua non arriva nessuno fino adesso. Paolo afferma questo, vediamo la prossima. Romani 8, 35, poi 38 e 39. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sono convinto che niente potrà mai separarci dal suo amore, né la morte, né la vita, né gli angeli, né i capi spirituali, né il presente, né il futuro, né le potenze demoniache, neppure le altezze o le profondità, nessuna cosa che Dio ha creato sarà mai capace di separarci dall'amore che Dio ci ha mostrato in Cristo Gesù nostro Signore. Eccolo l'amore, eccolo la corona di il recinto di spine, ecco la parte importante che Dio vuole preservare, è quella la parte importante, la nostra anima. Ti faccio una domanda: com'è la tua vita fisica che vivi in questo momento? C'è una guerra imminente o possibile che non puoi evitare? Forse in famiglia, dover parlare con un particolare parente che sai che devi dirgli delle cose dure perché magari ci sono dei conflitti, oppure un datore di lavoro che ce l'ha con te per qualche cosa, oppure una situazione finanziaria che non riesci a risolvere. Affida la difesa a colui che solo può cingere la tua vita di spine che siano impenetrabili, dove tu sei al sicuro. Mi dai la prossima, Luigi? Ebrei 12,2. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù, principio e fine della fede, che in vista della gioia che avrebbe avuto sopportò la morte della croce, dando scarsa importanza a questa vergogna, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Gesù non si è risparmiato. Gesù è morto, coronato di spine. Per questo, ma lui teneva lo sguardo fisso sulle cose che erano davanti. È quello che devi fare tu, è quello che dobbiamo fare noi. Gesù è il principio e la fine della fede. Colui che ha in mano la spada e che ti difende si chiama Gesù, nessun altro. Regine, la nostra amica, continua ad amare la sua sorella, anche se la sorella non ricorda, anche se qualche volta la sorella vorrebbe picchiare l'altra sorella. Dio ti ha amato attraverso Gesù, Dio ci ha amati e ci ama attraverso Gesù e non ha mai smesso di amarci, non ha mai smesso di amarti e non smetterà di farlo, qualsiasi cosa accada. Anche quando tu ti ribellerai a Lui, ti ribellerai al Signore. Certo, non sarà contento, ma non pensare che non ti amerà. Dio non può non amarti. È una delle cose che non gli riesce di fare. Dio non può non amarti, anche quando tu lo stai rinnegando. Regina nutre il suo rapporto con la sorella di un amore che ama nonostante tutto, nonostante tutto. Questo è l'amore con cui Dio ti ha amato attraverso Gesù, un amore che ti ama nonostante tutto, un amore che ti ha amato nonostante la croce, che cerca la tua parte nobile, che cerca la tua anima, che cerca non l'involucro, non il contenitore, ma il contenuto, la parte più grande di te, e quella vuole proteggere. Alza gli occhi verso i monti e riconosci che è Lui, che solo in Lui puoi trovare l'aiuto. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore che Tu sei il nostro aiuto, il nostro rifugio. Se tu che hai ascoltato questa sera
Se è stato colpito, se è stata colpita da qualcosa che hai ascoltato tramite le mie parole, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio che tu sia la mia cinta di spine verso il mondo. Io voglio essere al centro di quella cinta perché tu mi protegga. Io so che, Signore, tu mi ami nonostante tutto, nonostante i miei peccati, nonostante la mia limitatezza, nonostante non sia un uomo o non sia una donna perfetta. Tu lo sai, ma mi ami lo stesso e io ne sono consapevole. Signore, io voglio trovare rifugio in te. E tramite il tuo Spirito Santo, io voglio che tu mi aiuti a vincere le mie battaglie, a proteggermi durante il mio cammino, ad aiutarmi durante i miei momenti difficili. Io, Signore, ti prego e ti chiedo, Spirito Santo, di riempirmi affinché tu sia veramente il mio aiuto. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.